Ciao Baskers, rieccoci in un nuovo video. Questo video è molto importante, ve lo dico subito, perché è una cosa che riguarda la città di Roma, per gli artisti di strada di Roma, e riguarda il nuovo regolamento che da un paio di mesi a questa parte stiamo facendo con un collettivo di artisti e artiste di strada, cercando di rimpiazzare, di andare oltre alla delibera del 2012 che ormai sta veramente raggiungendo dei limiti inimmaginabili. A Roma sta diventando proprio una giungla. Ho fatto qualche tempo fa un video dove ne parlo e appunto invitavo a partecipare alle assemblee che settimanalmente sono state fatte appunto da 2 mesi a questa parte, e dove appunto ci siamo riuniti, abbiamo discusso sulla vecchia delibera e abbiamo stipulato una nuova delibera. Abbiamo tentato di fare del nostro meglio e penso che ne è uscito fuori un bellissimo lavoro che ve lo linko qua sotto. Trovate la nuova proposta di regolamento che abbiamo fatto. Ci siamo impegnati tanto, siamo andati a fare dei sopralluoghi nei vari spot. Vorremmo che tante piazze che adesso a Roma sono interdette, come Santa Maria in Trastevere, il Pantheon, vengano riaperte, magari con delle modalità di volumi più contenute rispetto a quelle che c'erano prima, insomma, dove il livello del volume era uguale in tutte le postazioni. Fare una differenziazione del genere potrebbe aiutare molto a riaprire delle piazze che adesso vedono appunto interdetti gli artisti di strada. Un peccato. E quindi cosa stiamo facendo? In questo video vorrei esortarvi a raccogliere delle firme, a far girare questo regolamento attraverso questo link che vi metterò qua sotto. Quindi raccogliamo le firme per promuovere questo regolamento, per proporlo alla Commissione Cultura, all'assessore, insomma a chiunque possa ascoltarci e possa appunto darci voce in capitolo in questo senso, senza dar troppo voce in capitolo ai comitati dei cittadini, insomma, che hanno fatto delle lamentele veramente esagerate, e anche a causa di questi comitati dei cittadini che sono state chiuse le piazze di cui vi parlavo. Dunque è importante, secondo me, che questo regolamento che abbiamo fatto venga preso in considerazione in maniera corposa, perché chi meglio di noi, che siamo appunto i primi interessati a cambiarlo, può sapere un po' come stanno le dinamiche. E quindi sicuramente penso che abbiamo fatto un bel lavoro, come vi ho detto, e aiutateci, dateci una mano, fate girare questo video, il link, insomma il regolamento, perché vorremmo raccogliere tantissime firme per poter essere un po' più importanti in modo da presentare questa proposta. Quindi grazie per aver guardato il video, e vi prego di far girare questo regolamento, questo link, per raccogliere più firme possibili. Grazie, speriamo bene.